alziamo alta la voce affinché come dire, i nostri cittadini si possano sentire tutelati, per dire ancora una volta che comunque abbiamo un'amministrazione della città metropolitana inadeguata, inefficace, inefficiente, che deve darsi una morsa e andare sui territori e dare risposte concrete alla gente. Siamo in una situazione di non ritorno per quanto riguarda le viabilità. La gente la mattina parte per andare al lavoro e non si può permettere il lusso di incombere strade dissestate. Abbiamo un sistema viario che ormai è al collasso, infatti le nostre strade sono caratterizzate da una serie di buche, una serie di erbacce, sporcizia e quanto altro. Purtroppo la città metropolitana oggi possiamo dire che ha avuto un fallimento a livello di gestione viario. Sono qui oggi per rappresentare le istanze dei cittadini di Santa Cristina, ma anche di tutti i cittadini della fascia spromontana e preaspromontana, che si trovano ormai in una situazione intollerabile. Mi riferisco alla situazione delle strade. Strade che sono diventate veramente impraticabili. I cittadini si lamentano costantemente e quotidianamente si rivolgono a noi. Molti di questi sono ormai esasperati. Siamo per la politica del fare e soprattutto dei contenuti. Abbiamo un'emergenza ormai che si protrae da tantissimi anni, ma che è diventata drammatica negli ultimi quattro, dove la situazione della rete viaria della nostra provincia, soprattutto della nostra città metropolitana oggi, soprattutto della fascia preaspromontana, è veramente un disastro. Chiederei al sindaco Falco Matà, all'amministrazione, lo inviterei a fare un suo colloquio insieme a noi, tra altre cose anche nelle veste di consigliere metropolitano, problematiche che più volte abbiamo sollevato in consiglio metropolitano. Abbiamo più volte rappresentato queste difficoltà alle autorità competenti, ormai da diversi mesi inviamo lettere, inviamo mail, inviamo PEC, senza però ricevere risposte. Siamo qui oggi quindi non per fare una sterile polemica nei confronti delle autorità appunto di competenza, piuttosto vorremmo delle risposte concrete. Per questo motivo invitiamo il sindaco, ma anche chi ha effettivamente la responsabilità della manutenzione di queste strade, ad arrivare fino ai nostri territori.